Buonasera, benvenuti alla prima puntata del format sportivedigitali.it. Sportivedigitali.it è un portale nato con l'intento di raccogliere le testimonianze delle atlete di ogni disciplina del passato che hanno comunque avuto un percorso di rinascita attraverso la formazione, l'empowerment, il dual career o comunque anche qualcuna vedrete anche attraverso l'esperienza di essere diventate mamme, perché per noi donne è un percorso così forte che getta le basi per diventare proprio una persona diversa, un individuo probabilmente più completo pronto ad affrontare una vita nuova. L'intento è proprio quello di presentare queste atlete e quindi di renderle come esempio per le generazioni future. Un altro focus del progetto che ha avuto il patrocinio del CONI e della Federazione Italiana Pallacanestro, che noi ringraziamo perché sono di sostegno indispensabile per la diffusione del progetto stesso. Un altro focus, dicevo, è la formazione, quindi sul portale c'è una sezione dedicata alla formazione dove metteremo in atto alcuni percorsi affinché le atlete, dalle più giovani a quelle che già sono impegnate in attività agonistica, potranno usufruire della formazione a distanza e nel learning. Per poter comunque conciliare il tempo degli allenamenti e il tempo appunto dedicato alla formazione, che consentirà a loro di guardarsi avanti e quindi di costruire dei nuovi percorsi, soprattutto nel momento in cui la loro carriera sportiva dovrà comunque terminare. Lascio adesso la parola a Raffaella Masciadri, che intervisterà la prima atleta, che è Marta Pagnini, e che ne ha da raccontare sia sulla sua vita sportiva che sulla sua rinascita professionale. Oggi Marta ci affianca in questo progetto, e quindi noi tre porteremo avanti questo percorso attraverso la selezione, quindi, delle atlete che interverranno nel format e attraverso soprattutto la ricerca e l'offerta, quindi dei nostri percorsi di formazione verso tutti quei gruppi di giovani atlete che sono desiderose di imparare discipline nuove o comunque materie che hanno sempre voluto approfondire. Grazie Alessandra e benvenuti a tutti. Io sono Raffaella Masciadri, sono l'ex capitana della nazionale di basket e ora presidente della commissione atleti del CONI, nonché appunto cofondatrice insieme ad Alessandra di questo progetto che ha come protagoniste appunto le donne e tutti quei valori che le contraddistinguono. Alessandra vi ha già raccontato tutto del progetto, quindi secondo me possiamo proprio iniziare con Marta, la nostra prima intervistata, la nostra prima atleta intervistata. Quindi benvenuta Marta. Grazie Raffaella. Marta Pagnini è un'ex ginnasta, capitana delle Farfalle Azzurre, ovvero la squadra italiana di ginnastica ritmica. Nella sua lunga ed entusiasmante carriera ha partecipato a ben due campionati europei, quattro campionati del mondo, conquistando due medaglie d'oro e sei d'argento, e inoltre ha partecipato anche a due Olimpiadi, vincendo uno storico bronzo a Londra 2012 e ottenendo un quarto posto a Rio 2016. Insomma, Bravissimo. una vita dedicata alla ginnastica ritmica, ma non solo, e infatti ce lo facciamo proprio raccontare da lei. Quindi Marta, iniziamo subito. Raccontaci un po' della tua fantastica carriera, a che età hai iniziato e cosa ti ha spinto a scegliere la ginnastica ritmica. Beh, innanzitutto ho iniziato un po' per caso, come dico sempre, non ho scelto io la ginnastica, ma è stata la ginnastica a scegliere me perché quando ero piccolina io era uno sport molto sconosciuto e i contenuti relativi a questa disciplina erano davvero introvabili perché il web non esisteva e in TV veniva data pochissimo la ritmica. Quindi
quindi mi sono affacciata la prima volta a questo sport guardando un allenamento per caso, perché ero andata a fare ginnastica artistica e poi mi hanno dirottata sulla ritmica, perché è molto più affine alle mie caratteristiche fisiche. E ho detto ok, probabilmente se mi avessero fatto vedere un altro sport avrei iniziato un altro sport, quindi è stato veramente un caso. Da lì è iniziata la mia strada, la mia corsa in salita, perché veramente è stato un percorso lungo e a tratti molto difficile. Ovviamente la ginnastica è uno sport tra quelli che richiede il maggior impegno dal punto di vista del tempo, perché è uno sport basato sull'automatismo e quindi sulla ripetizione degli esercizi in palestra più e più volte, quindi già da piccolissime, già da molto molto piccole bisogna allenarsi moltissime ore e quindi diventa davvero uno sport totalizzante dal punto di vista del tempo e dell'impegno non solo fisico ma anche psicologico. E sono andata avanti così per tanti anni, finché all'età di 14 anni ho lasciato casa mia, la mia famiglia, per trasferirmi ad Arezzo, dove per 2 anni ho vissuto in collegio e questo mi dava la possibilità di allenarmi 2 volte al giorno, cosa che per la ginnastica è molto importante, finché non sono arrivata alla nazionale quando avevo 16 anni e da lì fino ai 25 mi sono allenata per 9 ore al giorno con la squadra in provincia di Milano, ad Esio. Insomma, è un bell'impegno e è durato anche tanti anni, però è stato un percorso ricco, ricco anche di emozioni positive, non solo di sofferenze e di allenamenti. Hai detto che a 13 anni, ti sei, a 14 anni, scusa, ti sei trasferita per la prima volta e sei andata via da casa per la prima volta. E appunto hai sottolineato quali sono comunque gli aspetti positivi, ma anche quelli un po' più difficili, ecco, che caratterizzano la ginnastica ritmica. Quindi mi viene da pensare, essendo andata via di casa così molto giovane e quindi sei andata lontano dai tuoi genitori, che probabilmente a quell'età sono le persone a cui per prime ci si appoggia, sono i nostri punti di riferimento. Come hai affrontato quei momenti in difficoltà e grazie a cosa o a chi li hai superati? Beh, sicuramente in primis ringrazio sempre la mia famiglia, anche se lontana, mi ha dato un supporto veramente importante, quindi è stata la vera luce che mi guidava anche quando tutto sembrava buio. Poi devo dire che comunque far parte di una squadra aiuta tanto, soprattutto un carattere molto socievole come il mio, io avevo veramente bisogno di sentirmi parte di un gruppo e quindi la squadra mi ha dato questa possibilità. Quando si lavora tutti insieme per lo stesso obiettivo, e tu me lo puoi confermare perché anche tu hai fatto parte di una squadra per tanti anni, ci si unisce e si superano le differenze, le divergenze, spesso e volentieri. Quindi, è bello, si crea proprio un'unione quasi fraterna e questo ti aiuta tantissimo a motivarti e a non buttarti giù quando tutto sembra più lontano. E poi appunto 16 anni, quindi dai 16 anni ai 25 anni, hai detto che ti sei trasferita ad Esio, dove sappiamo c'è appunto il raduno permanente delle farfalle azzurre, quindi andavi ancora a scuola, frequentavi ancora il liceo. Come hai fatto a gestire studio e sport? E soprattutto dopo il liceo hai continuato lo stesso con lo studio, facendo dei brevetti, dei corsi? Beh, sì, andare a scuola quando sei ancora in nazionale veramente è dura, è ancora più dura poi iniziare un percorso universitario. Quando sei in nazionale ginnastica ritmica la si fa privata, quindi si va a scuola la sera un paio d'ore, diventa pesante perché se ci si allena dalle 8 del mattino all'1 e poi dalle 2 alle 5, poi dalle 5 e mezza alle 7 e mezza si va a scuola e la giornata diventa veramente impegnativa. E, ho seguito comunque la scuola in questo modo, soprattutto gli ultimi appunto sì, 2 anni, e, facendo gli esami di idoneità poi ogni anno e facendo poi anche la maturità in una scuola pubblica, quindi così come tutti gli altri. E poi ho intrapreso un percorso universitario in scienze linguistiche per le relazioni internazionali, proprio perché le lingue sono sempre state la mia passione, le lingue, i viaggi, le culture straniere, e quindi ho voluto seguire quella piuttosto che magari scegliere una facoltà più affine a quello che stavo facendo in quel momento, cioè la ginnastica e lo sport, ho scelto di seguire la mia passione e non me ne pento, sinceramente. So che hai imparato il russo molto, molto presto, quindi,
credo, immagino poi dopo hai scelto appunto la facoltà universitaria anche per questo. Ti ha affascinato il fatto appunto di conoscere una nuova lingua? Cosa ti ha aiutato poi dopo anche con la ginnastica? Beh, io ho imparato il russo molto giovane, sì, avevo 13-14 anni circa, sì, 14 forse, e la mia insegnante di allora è russa e quindi mi portava spesso con lei là a fare degli stage, dei periodi di allenamento, mi trovavo a vivere con le ragazzine della mia età e la mia curiosità e la mia parlantina hanno fatto in modo che io imparassi anche la lingua russa. Poi ho imparato anche a leggere e scrivere il cirillico da sola perché ero molto curiosa e affascinata da questa lingua, e così mi succede anche con tante altre lingue e culture. Mi piace molto e ho abbastanza facilità nell'apprendere, cosa che magari non ho, non so, nel fare i calcoli o in altre discipline più scientifiche, invece nelle lingue mi sono molto a mio agio. E fare l'università mi aiutava molto quando ero atleta. Conta che comunque sì, io studiavo, facevo 9 ore di allenamento, poi tornavo a casa e aprivo il libro di geopolitica e cercavo di capirci qualcosa, poi magari andavo all'università a dare l'esame e ero già preoccupata anche solo perché non sapevo dove era l'aula, che faccia avesse il professore, se era cattivo, se non era cattivo, su cosa si era focalizzato a lezione, non avevo compagni di corso, non frequentavo lezioni, quindi era molto tosta dare l'esame per me anche a livello emotivo, però mi aiutava tantissimo tornare dalla palestra e dedicarmi a qualcosa di diverso, concentrarmi su qualcosa che non fosse la ritmica, mi aiutava poi a essere migliore anche in palestra, per questo ho continuato imperterrita nella mia strada universitaria finché ho potuto. Queste tue parole sono proprio fondamentali e spero che arrivino alle orecchie di tutti i giovani e le giovani atlete che appunto stanno magari iniziando la loro attività sportiva, ma stanno portando lo stesso avanti anche il loro percorso formativo a scuola, al liceo, all'università, perché comunque anch'io l'ho fatto e devo dire che effettivamente lo sport aiuta lo studio, lo studio aiuta lo sport, come l'hai sottolineato tu. Chiaramente credo, e dimmi se sbaglio, che diciamo in Italia probabilmente ci vuole una mentalità più aperta rispetto a questo argomento, nel senso che ci vogliono più organizzazioni, insomma più strumenti che permettano agli atleti e alle atlete di studiare per prepararsi poi appunto alla loro carriera post sportiva, perché purtroppo lo sport a un certo momento ha una fine. Sì, beh, è vero questo, lo sport è poco valorizzato anche in età scolastica. Tu poi pratichi uno sport che all'estero è super valorizzato, ancora di più del mio, quindi sentirei ancora di più questa differenza forse di me, ma sicuramente ci vorrebbero più strumenti per permettere a chi studia, io non dico chi è nazionale, ma anche una ragazzina che fa ginnastica ritmica a un livello, non prendiamo né il più scarso né il più alto, a un livello medio, che magari gareggia in Serie A o in Serie B e si allena comunque tutti i giorni. E quando magari si approccia all'università è costretta magari a lasciare o comunque deve fare la maturità, magari si trova costretta appunto ad abbandonare lo sport o a fare una scelta o sport o studio, perché non è aiutata, non dico in maniera insomma... Sì, no, non deve essere facilitata. Esatto, non favorita, però supportata. Esatto. Mentre io spesso ho trovato anche all'università professori che hanno quasi ostacolato, quasi pensato che fosse una nota negativa il fatto che io facessi sia ginnastica che l'università. Non deve essere assolutamente così e in tanti altri paesi del mondo non è così, spero che anche in Italia si arrivi a questo risultato. E poi certo c'è il dopo, io sono fortunatissima perché ovviamente noi farfalle, quindi quando arrivi poi ai vertici della disciplina riesci poi a entrare nelle forze armate. Io sono stata in aeronautica per tanti anni e questo mi ha aiutato tantissimo, perché è un sostegno fondamentale, l'unico sostegno che abbiamo, e insomma comunque è l'unico sostegno concreto, solido e stabile che abbiamo e che ci accompagna poi anche nel post carriera. È però chiaro che non tutti vogliono fare la carriera militare quando smettono, io in primis, quindi anche lì è dura perché è difficile magari lasciare una sicurezza per andare incontro a un mondo tutto nuovo e mettersi in gioco da zero. Non è semplice, io ho deciso di farlo, ne sto pagando ancora
le conseguenze sia in bene che in male, però sono contenta così. Vabbè, l'importante è essere comunque coraggiosi, alla fine bisogna sapersi buttare, credere nelle proprie possibilità e poi dopo è chiaro che se hai gente, organizzazioni, in questo caso le forze armate che ti aiutano, meglio ancora. Tu adesso cosa stai facendo? Io, una volta che ho smesso di fare ginnastica, mi sono dedicata sia alla ritmica che no, nel senso che ho preso due brevetti importanti, sia di giudice che di allenatore internazionale, quindi mi capita ancora di andare in giro alle gare come giudice, questo mi fa molto piacere. Ho lavorato in diversi progetti, sia con il CONI che con la mia federazione ginnastica, che ringrazio tantissimo. Ho lavorato come telecronista, ho lavorato all'organizzazione delle Universiadi di Napoli questa l'estate scorsa, che è stata un'esperienza straordinaria. E poi ho lavorato per ben più di un anno in un'agenzia di comunicazione sempre a carattere sportivo, occupandomi della parte gestione atleti. E anche questa è stata un'esperienza nuova che mi è piaciuta moltissimo e che mi ha aiutato ancora di più a capire quali sono le mie attitudini, le mie passioni, che cosa mi piacerebbe fare in un futuro, anche se io rimango dell'idea che dobbiamo essere mobili e flessibili, quindi ci sta anche cambiare, non avere sempre lo stesso ruolo e la stessa mansione tutta la vita. Assolutamente, questa è una cosa molto, molto bella che stai dicendo e credo anche che il mondo sportivo abbia bisogno al suo interno sempre di più la presenza di atlete e di atleti che sono stati effettivamente protagonisti, che hanno vissuto dal di dentro il mondo sportivo a qualsiasi livello, però con diciamo, quello che loro hanno visto, quello che loro hanno percepito da atleti, di sicuro poi può essere molto importante. Da portarlo poi dopo anche a livello manageriale per le organizzazioni sportive stesse. Ovviamente sei stata parte di un team, di una squadra, chiaramente femminile. Che sensazioni hai lavorare in un altro team che non siano le tue compagne di squadra? È una domanda molto interessante questa, perché è molto difficile per noi, una volta uscite dalla squadra, quindi una volta uscite dall'essere atlete di alto livello in una squadra che è la squadra nazionale, capire che poi i rapporti, i ritmi e la gestione del gruppo è diversa nella vita reale. Noi viviamo in simbiosi, in squadra nazionale, dormiamo insieme, mangiamo insieme, andiamo a scuola insieme, facciamo allenamento insieme. Siamo come sorelle, siamo un gruppo molto coeso e si crea veramente un tutt'uno fra noi, no? Non c'è quasi niente di extra se non la tua, le tue compagne e la tua squadra. Non è così in un gruppo di lavoro, c'è una individualità che si mantiene, c'è una vita fuori che si mantiene integra e quindi non per forza c'è questa fusione totale, il che può essere in alcuni casi magari rallenta un po' il processo rispetto a quello che era nella squadra di ginnastica ritmica, dall'altra parte ovviamente i membri ne giovano perché si mantiene quel sano distacco che invece quando sei atleta non c'è. Non è stato facile fare questo switch, questo cambio, però lo trovo molto utile e soprattutto trovo molto utili le nozioni che ho appreso nella squadra di quando ero atleta e le ho portate appunto nel mondo del lavoro e secondo me sono nozioni importanti che mi ha insegnato lo Sei sport. stata comunque capitana delle farfalle, quindi comunque hai rivestito un ruolo importante e di leadership. Ti senti un po' di essere anche leader adesso nel tuo gruppo di lavoro? Assolutamente sì, io ero leader anche all'asilo perché sono proprio nata con questa indole, non un'indole comandina, ma un'indole proprio di aiuto anche di l'unione fa la forza, oppure la felicità non è vera se non è condivisa, ecco, sono tutte frasi che mi appartengono moltissimo, quindi assolutamente mi viene spontaneo farlo, lo faccio in tutti i campi della vita e insomma, preso a piccole dosi, nelle giuste dosi, penso che sia una bella caratteristica del carattere. Bene, torniamo un attimo un pochino alla tua carriera anche per assaporare un po' e per sentire da te le emozioni olimpiche. Qual è stato durante la tua carriera, il momento, la gara, la medaglia che ti è rimasta più nel cuore? La medaglia più importante è sicuramente quella olimpica, proprio a livello di risultato, e vabbè, su questo non ci piove. Però il ricordo più bello a livello emotivo è il mondiale del 2013, dove ci siamo imposte come vice campionesse del mondo. Era il mio primo anno da capitano, intanto, e poi le veterane che hanno fatto la storia di questa disciplina a livello italiano e anche internazionale, che erano da anni parte della squadra, hanno lasciato l'attività e quindi la squadra era completamente rinnovata, c'erano tante incertezze, la paura di non farcela, di non
confermare dei risultati così importanti fatti in così tanti anni di successi, e invece alla fine siamo riuscite a conquistare un meraviglioso argento, e questa è stata una soddisfazione unica per me. Hai qualche rimpianto? Tornassi indietro, vorrei cambiare un po' il mio approccio a certi momenti della vita, della carriera. Sono sempre stata una persona molto emotiva e quindi mi facevo molto carico di tutti i problemi, di tutte le sensazioni negative che mi piombavano addosso. Quindi una sgridata, un allenamento andato male, una gara andata male, la somatizzavo molto e ci stavo molto male. Questo ha rallentato moltissimo la mia crescita, sia come ginnasta che anche come ragazza. E quindi tornassi indietro, direi alla piccola Marta di prendere le cose con un pochino più di leggerezza e di spensieratezza, perché quello mi è sicuramente mancato. Forse è questo un po' il rimpianto. Vedo una bellissima bacheca di trofei là dietro, ma non è che hai per caso lì la Certo medaglia che olimpica? Ah, ce l'ho bene! qui, l'avevo preparata, ce l'ho qui Brava, nella fa. sua custodia. Mamma, che emozione! Mi auguro che insomma tutti quelli che stiano guardando adesso l'intervista provino le stesse gioie e emozioni. Stupenda, stupenda. Ti ricordi ovviamente, immagino ancora il momento in cui te l'hanno messa al collo? Cosa hai Ricordo provato? benissimo, è una delle cose che ricordo in maniera più nitida, perché poi per il resto ho dei ricordi molto confusi, però sì, è stata un'emozione bellissima, è una giornata indimenticabile e la ricordo con tanta emozione, anche se il vero valore di questa medaglia l'ho percepito poi dopo, negli anni, con calma, mente fredda. E ancora di più l'ho percepito quando a Rio invece l'abbiamo persa la medaglia per pochissimi decimi. Lì ho capito bene quanto vale invece questo bronzo. Quindi sicuramente i risultati si assaporano meglio con un pochino di, come si dice, di raffreddamento. Del raffreddamento, beh, complimenti ovviamente. Ascolta, ti manca un po' il brivido e l'adrenalina della gara? Nel senso, più che altro, allora, le gare di ginnastica a me sono sempre parse infinite, cioè, come si mantiene Hai alta ragione. la concentrazione e l'adrenalina giusta fino alla fine, visto che appunto comunque vi dovete esibire più volte? Guarda, in realtà noi, a differenza vostra, non abbiamo una partita ogni domenica, ma abbiamo, poi quando sei in nazionale soprattutto, hai una gara internazionale, ne hai 4, 5, massimo 6 all'anno. Quindi lo senti molto l'appuntamento. Già quando arrivi in un posto o entri in palestra, poi sei sempre all'estero, quindi senti già la tensione, è difficile che ti cali la tensione, no? Poi arriva la stanchezza, certo, arriva un po' di magari, sì, un po' di distrazione dopo tante ore, però sono talmente pochi gli appuntamenti e anche decisivi che è difficile che una ginnasta perda l'adrenalina. Sono infinite, hai ragione, assolutamente sì, però ci sono tante cose da fare. Noi abbiamo un riscaldamento lunghissimo, sia in palestra che poi in campo di gara, e poi, come ho detto prima, è uno sport talmente ripetitivo e automatico che più si prova tanto l'esercizio e più e meglio è. Quindi è importante proprio provarlo e riprovarlo e quindi non, senza fare niente non si sta mai. Dopo comunque nella vostra disciplina. Chiaro, anche noi abbiamo gli arbitri, però comunque credo che lì il giudice di gara sia una figura davvero importante che quasi ti fa paura. Sì. Come ci si sente a essere giudice di gara? Sei più cattivo o più empatica con le atlete, con le ginnaste? Ma io cerco sempre di essere imparziale, anche perché, insomma, avendo gareggiato per tanti anni, mi piacerebbe davvero vedere una ginnastica ritmica pulita, senza giochi politici e trasparente, anche perché così diventa anche più comprensibile dal pubblico, no? Quindi cerco sempre di essere super imparziale. Ovvio che quando una ginnasta sbaglia, indipendentemente dalla nazionalità, mi dispiace tantissimo perché so come si sente e quindi vorrei aiutarla in qualche modo, ma non posso. Più che altro la cosa difficile nel nostro sport è che nel momento in cui fai un errore, non hai magari quei 45 minuti per recuperarlo, magari non so, fai 10 minuti male e poi però hai altri 40 bene, allora vabbè. Noi abbiamo 2 minuti e mezzo e in quei 2 minuti e mezzo qualsiasi errore che tu lo faccia all'inizio o alla fine è fatale.
Quindi ovviamente appena sbagli sai che ti sei giocata già comunque qualche posizione. Poi certo, nell'eventualità che tutti gli altri sbagliano, allora hai qualche chance. Quindi Certo. comunque non puoi mollare fino alla fine. Però nella tua testa sai già che comunque ti sei giocata un po' di posizione in classifica, quindi è difficilissimo poi focalizzarsi sul resto dell'esercizio, soprattutto se sbagli all'inizio. Quanto è importante secondo te la creatività di una donna e di una sportiva? Poi venendo da uno sport come la ritmica, che è uno sport molto artistico, quindi basato anche sulla creatività, e ho avuto piacere e l'onore di essere una ginnasta di Manuela Maccarani, che è un'allenatrice che comunque fa scuola in tutto il mondo ed ha delle doti creative che invidiano tutti, e quindi ho avuto la fortuna di assistere ai suoi processi creativi, è stato molto molto interessante e fa la differenza, nel nostro sport fa la differenza, ma io penso che la creatività non si basi solo sul saper fare un esercizio piuttosto che un dipinto, un'opera d'arte, una canzone, ma creatività significa anche sapersi reinventare, quindi avere la curiosità di imparare qualcosa di nuovo e metterlo in pratica per arricchirsi come persone e come professionisti. Chi non è curioso di imparare e rimane nel suo binario, e quindi non dà sfogo alla sua creatività, non potrà mai essere, secondo me, vincente, niente di quello che fa. Quindi è fondamentale, e nello sport in primis. Una bella carrellata della tua carriera sportiva e anche la carriera professionale adesso l'abbiamo fatta. Sono emersi tutti quei valori, diciamo, che sono propri anche dell'essere umano e che lo sport ti insegna, quindi abbiamo detto la resilienza, l'adattamento, la rinascita, insomma, ci chiamiamo sportive digitali, quindi devo farti qualche ultima domanda sul digitale. Innanzitutto, usi i social? Beh, Sei sì, una social? vedo che ridi perché già sai la risposta. Esatto, mi pare una domanda con la risposta scontata, però dai, allora quali social usi e quali ti No, no. piacciono di più? Beh, allora, io sono una grossa sostenitrice dei social perché penso che abbiano una connotazione più che positiva. Ovviamente, come tutte le cose, hanno anche i loro lati negativi e vanno saputi gestire sia come ossessione, sia come momento di piacere, momento di svago. Non deve diventare uno strumento per estraniarsi dal mondo, ma uno strumento per collegarsi al mondo. Io, se non avessi i social, non saprei tante cose, non saprei magari che la mia amica si è sposata o che ha avuto un bambino, che fa il compleanno, quindi riesce veramente a connetterci in tutto il mondo, e questa è una cosa super positiva. Oltre a questo, sui social abbiamo un sacco di contenuti importanti e utilissimi anche per lo sport, per la professione, cosa che prima non avevamo. Io penso anche solo alla ginnastica. Le bambine oggi hanno la possibilità di vedere un sacco di video, di esercizi per migliorarsi, oppure di copiare magari le movenze delle loro beniamine. Questo è importantissimo. Quando ero piccola io avevi la cassetta, non vedevi E niente. basta. Quindi è super importante. Io ho tutto, ho aperto da poco un canale YouTube e mi sto divertendo un sacco, e per me YouTube è un mondo nuovo, ma ora lo sto be esplorando bene. Il mio preferito rimane Instagram perché è quello che maneggio con più dimestichezza. Mi sono fatta TikTok, ho Facebook, ho Twitter, le ho un po' tutti, diciamo. Ma Marta Pagnini, ti troviamo su tutti i Sempre social, Marta quindi. Fagnini, esatto. Ottimo, perfetto. Nel nostro sito Sportive Digitali abbiamo aperto anche una sezione a carattere formativo dove, oltre che proporre dei corsi gratuiti di qualsiasi genere, c'è appunto una sezione dedicata ai libri e alle canzoni. Quindi ad ogni intervistata chiediamo di darci un suggerimento sul libro e su una canzone che magari sono stati di ispirazione o che seguite maggiormente. I tuoi quali sono? Beh, per quanto riguarda il libro, mi faccio un pochino di autopubblicità e consiglio il mio, che si chiama Fai tutto bene, che è un libro ispirato in parte alla mia carriera sportiva e percorso di vita. È un libro, insomma, dedicato a tutti, non solo agli sportivi e alle ginnaste, ma proprio a chiunque voglia lasciarsi ispirare da questa storia, che spero sia una bella storia di sport e di battaglie per raggiungere i propri obiettivi. E per quanto riguarda la canzone, invece vorrei consigliare una canzone che abbiamo usato in uno dei nostri esercizi, che tra l'altro è, penso, il mio preferito di sempre. È una canzone molto energica e si chiama Animals di Martin Garrix. E ricordo benissimo la carica che ci dava questo brano in pedana, e quindi ve lo voglio
passa ad ascoltare appunto per questo. Grazie mille per le tue parole, grazie per essere stata anche una sorta di cavia per la nostra prima, per il lancio del nostro progetto. E a voi tutti vi aspettiamo settimana prossima con Gwendalina Sartori, atleta di tiro con l'arco. Grazie mille e alla prossima. Arrivederci a tutti e buona serata. Grazie a voi. Continuate a seguirci su sportivedigitali.it e sui nostri canali social YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. A presto!